Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo video dedicato al nuovo DLC Wasteland Workshop. Nel primo abbiamo trattato le luci e tutto ciò che riguardava l'energia. In questo secondo video parleremo delle nuove strutture in cemento. Anche in questo caso sono veramente tante. Iniziamo, tutte nuove ovviamente ragazzi. Quindi andiamo su strutture, poi su cemento logicamente, e iniziamo da floors, quindi i pavimenti. Allora, pavimento classico, questo qua, eccolo lì. Poi pavimento questo qua con grata. Fondamenta di cemento, quello là dietro. Pavimento rialzato, quindi superiore viene chiamato. Questi curvati, molto interessanti, interessantissimi per costruire qualcosa di veramente carino. Così come sono molto interessanti questi angolari, questi triangolari. E poi questo pavimento piccolino. Questi erano i pavimenti. Comunque, molto belli, veramente, quelli angolari e i triangolari. Poi, passiamo ai muri. Anche in questo caso, sono tanti. Allora, eccoli qua, questo è il primo. Poi abbiamo questo con porta. Poi c'è questo con la grata. Poi, questo con un'altra finestra. Eccolo qui. Poi abbiamo questo qua, diciamo, più piccolino. Questo ragazzi singolo, questo muro, questa colonna, veramente veramente interessante e molto utile, perché per costruire, per chiudere gli angoli, per chiudere come tappabuchi, direi che è veramente interessante. Poi abbiamo queste qua ragazzi, sono angolari, e questo onestamente è un po' difficilotto ancora, perlomeno non mi sono abituato molto a costruire con questi muri lunghi, angolari, sia questo qua normale, sia questo con porta. E poi questo qua, molto interessante, il muro angolare, il muro arcuato, veramente, veramente bello, un'ottima aggiunta. Poi abbiamo i tetti, sono solamente due, li vediamo subito, eccone uno, ed ecco l'altro, quindi tetto classico e tetto con grata. Anche questi fanno la loro figura, devo dire, questo con grata mi piace molto, eccolo qua. E questo e quell'altro. Se ce lo fa mettere. Ok, ecco i nuovi tetti. Poi abbiamo queste due nuove scale. Quindi questi gradini di cemento, eccoli qua, questi piccolini, i primi, e poi l'altra, ovviamente, questi gradini più lunghi. Eccolo lì. Poi abbiamo su le varie, praticamente, tutte queste ringhiere che vengono messe su strutture in cemento, ma in realtà sono d'acciaio, e sono queste qua. Queste quattro qua. Una, due, tre e quattro. E adesso ragazzi, la sorpresa. Sono sempre stato girato da questa parte. Ora mi giro di qua. Ed ecco la nuova struttura completamente in cemento, quindi completamente fatta con i nuovi pezzi che vi ho appena presentato. Volutamente creata con queste forme particolari, volutamente creata con a più ripiani, adesso vi farò vedere, quindi a più strati. Non regolari, e anche questo volutamente non regolari. Andiamo. Come vi ripeto, ci sono tutti i pezzi, non ne manca neanche uno. Ho creato soltanto la casa, non ho ammobiliato volontariamente, proprio per farvi notare meglio proprio il cemento. Pavimento classico. I muri ho messo, come ripeto, tutti, quindi sia muro classico, sia muro con grata, sia il muro con finestra, eccolo lì. Poi ho messo il pavimento con grata. Questi pavimenti triangolari, come vedete, si possono fare venire fuori questi lavoretti così molto carini. E qua, su questo muro ad arco, poi ovviamente ci vanno messi i pavimenti ad arco. Quindi pavimenti angolari. E sopra lo stesso discorso, sopra è un po' più difficilotto, adesso vi faccio vedere, poi io dopo ho stratificato varie cose. Ecco cosa vi dicevo ragazzi, queste colonne, questo per esempio qua mi era venuto fuori un piccolo buchetto e con queste colonne sono riuscito bene a chiuderlo, e tra l'altro secondo me stanno anche molto bene. Ecco queste le strutture che vi dicevo ragazzi, angolari, non è facilissimo costruirci sinceramente, ancora non mi ci trovo molto bene. Ecco, questa praticamente era quella lunga con la porta, e quest'altra è quell'altra lunga. Adesso scendiamo di qua, vi faccio vedere
Ecco, arriviamo qua. E qua ho volutamente messo tutte queste colonne per fare questo effetto così a struttura, a tutto un colonnato vicino. Perlomeno a me mi piaceva. Eccolo come si presenta dall'esterno. Saliamo sopra. Come dicevo, ho stratificato volontariamente. L'ho lasciato proprio così, non piatto, apposta. Ecco qua. Stratificando in questo modo, quindi giocando un po' con le varie forme, si possono fare anche questa sorta di piccole scalinate. Bello. E viene fuori anche da vedere, secondo me, questo effetto bellissimo. Tra angoli, quindi con forme volutamente non uniformi. Cioè, volutamente, perlomeno a mio gusto, sono belle così. Poi, se vi piace, potete farle molto più regolari, eh. Molto più regolari. Comunque, questa era... ci ho messo, ragazzi, un'oretta. A grandi linee per fare questo. Sì, diciamo un'oretta abbondante. Un po' per capirci anche bene, per fare dopo io, perché sono un po' fissatello, continuavo a spostare e rispostare, però comunque diciamo poco più di un'oretta. Ecco ragazzi, comunque queste erano tutte le nuove strutture in cemento e non sono poche, ragazzi. Come vedete, non sono assolutamente poche e questo è il lavoro che può venire fuori. Con più tempo e anche più materiali, a parte i materiali non mi mancavano, comunque con più tempo ovviamente potete fare una struttura anche molto più grande, seppur questa comunque non sia proprio piccolissima. Ok ragazzi, questo era il secondo video legato a Wasteland. Ci vediamo per il prossimo video, quindi per i prossimi contenuti sempre di questo DLC. Vi saluto, alla prossima, bye bye!